Salve a tutti ragazzi, sono Joy Shogun e bentornati in un altro video di Kingdom Hearts Union Cross. Oggi è il 20 agosto 2018, il lunedì, e c'è stato un boom di aggiornamenti. E appena l'ho visto ho detto: cosa? Andiamo a vedere un attimo di cosa si tratta nelle notices, con calma. Allora, 0 AP campaign, molto buono fino al 1° settembre, quindi 10 giorni dura. Perfetto, perfetto per chi dovesse completare le quest, eccetera, eccetera. 0 AP, a posto, così. Andiamo back. Partiamo subito dal raid event, quindi Challenger e Gumi Hound. Che tipo per prendere una borsetta, un avatar parts. Dura fino al 27 di agosto, quindi la settimana, e la tote bag da Red Boss Omega Perk più 5. Inoltre ci ricorda che otterremo anche un fattesimo Mickey B nelle board. Qui sono il bonus time, quindi a rotizia aggiungete sempre 2 ore. E in questo bonus time l'Ax raddoppiato e il boss incrementa di 5 livelli in 5. Quindi attenti, perché a livello 90 darà molte più coin, se non ricordo male. Qui non dice assolutamente niente, ragazzi. Però per sicurezza vedete il livello 90. Non per sicurezza, non fidatevi mai. Allora, Deluxe Solo in party rankings, ovviamente, perché è la settimana della corona, la settimana dei Lux. Quindi qui vediamo Struggle Champion Belt con Critical Hit Perk più 5 Avatar Parts sempre. E niente ragazzi, poi dopo vediamo un attimo i rewards belli e carini. Poi Union Cross che cambia finalmente, dura fino al 1° settembre, quindi durerà 10 giorni. Che pizze, non può durare sempre una settimana? No, no. Allora, vediamo un attimo le reward. Mickey Mask sia maschile che femminile con Summer Fun e poi yeah! Come frasi abbiamo 2 Magic Broom Set e 2 Magic Mirror Set, quindi molto molto buono. E sempre il bonus time a rotizia, aggiungete 2 ore, da bravi, da bravi. Quindi le Mickey Mask sono delle Spirit Part abbastanza inquietanti, devo dire, ma si sta. Andiamo back, passiamo al pacchetto. Oh, what? Ok, passiamo al pacchetto VIP. E qui ragazzi c'è da parlare abbastanza oggi. Allora, dura fino al 27 di agosto. E vediamo un attimo insieme. Tipo questo. Tipo questo. Un gold ticket. Se voi comprate il VIP di questa settimana, riceverete il 27 di agosto un gold ticket. Così. Perché sì. Allora, sono felice che i ticket stanno venendo fuori dal PvP. Non sono felice il fatto che tu devi comunque sia pagare per avere un ticket. E non parlo di bronze ticket, quelli sono inutili. Ma un gold ticket, cioè, stanno incentivando sempre di più i giocatori a comprare il pacchetto VIP, quando moltissimi avevano detto non lo comprerò mai più, basta, no, bla 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 bla. E con questa cosa molto probabilmente alcuni ritorneranno a comprarlo, perché un conto era un silver ticket, ma un gold ticket è molto, ragazzi, fa veramente tanto. E se ogni settimana del VIP troviamo queste cose, non lo so, non lo so come potrebbe finire. È una cosa buona, una cosa, è pay to win comunque sia, perché comunque per avere questo gold ticket tu ci devi buttare $15, 15 euro. Quindi non lo so, io non mi esprimo in merito, anche perché sono le 9 adesso e sono completamente distrutto. Io tra un'ora parto, ragazzi, quindi ho dormito anche niente. Quindi fatemi sapere i vostri commenti su questa notizia. Io ho storto un po' il naso,
E io ragazzi ogni tanto lo compro il VIP, però penso a tutte quelle persone che non comprano, non hanno mai comprato VIP, che magari possono sentirsi un po' prese in giro, poi magari non riescono manco a fare la top 3000 nel PvP, quindi ancora peggio. Poi ovviamente al pacchetto VIP si aggiunge la possibilità di fare 5 battaglie in più nel PvP, le altre 4 medaglie più la trait degli incredibili 2 1400 jewels, che l'abbiamo già vista ragazzi, non la spiego, il fixed damage tier 8, poi l'uso del carry special, nani, perché a cosa serve? A niente, a niente, non serve assolutamente a niente. Questa cosa è una presa in giro colossale. Colossale, giusto per dire, toh, dai, mettiamogli una medaglia carina e bellina così se la prendono tutti. Oppure è per dire, ah, ci sono dei nuovi giocatori, comprano il pacchetto VIP di questa settimana e boom, c'hanno un listo del carry X. Non vedo il senso con tutte le prank che ci sono in giro attualmente, ma forse per il countdown e gli HP. Sì, perché non avesse carry X+. La conosciamo già, quindi la skippo a mani basse. Poi ragazzi, Daily Challenge Limited Time Chip and Dale, cosa che tutti volevano. Ogni giorno nella regione Chip and Dale 6 stelle, quindi buono così. E Get Exp Level Up Skills Evolve Money Medals, finalmente tornata per tutti gli amanti del VIP. Io anche ragazzi l'ho provato una volta questa veste devastante farmate con niente, poi con lo Zelepi campaign, boom! Quindi se fate VIP, se, cioè questa è la skill per eccellenza, non guardate nemmeno le altre dello special quest, fate questa e praticamente andate full di inventario. Poi 7 Magic Broom, le Magic Gem, sì, le Magic Speed e Power Gem, 2 per ogni attributo, e 7 Magic Mirror. Ah, perfetto ragazzi, ci siamo tolti questo dente. Sì, manca l'ultimo. Manca l'ultimo. Peck. No, sì, ok. Vorrei tanto farvi vedere la mia faccia in questo momento, ragazzi. E a parte essere addormentata è un po'. Cosa? Bene, allora, 7 stelle di Yal. Per ottenere Final Box Yon, 7 stelle. Incubo Pool. Tier 6. Una medaglia uscita un casino di tempo fa. È uscita quando io ho ricominciato a giocare su questo gioco attivamente. Era il banner di SDX Yoni X. E lui era garantito in 5 pull, l'EX invece no. E io ho fatto la mercy 2 volte. E allora, dura fino al 23 agosto, quindi non dura niente. Ogni pull è garantita. Una tier 5 7 stelle. O una tier 6 7 stelle Final Box Yon. Ah, ok, quindi abbiamo più possibilità di trovarla prima delle mercy. Ovviamente a 5 pull, l'ho detto, trovate sicuramente Final Box Yon 7 stelle. Poi Magic Mirror e le restanti 9 medaglie in realtà 5 o superiore. E niente, queste potete trovare anche la skill. Questa è la skill che potete trovare sia sulla medaglia in questione sia sulle altre tier 5-7 stelle. E possiamo ottenere la versione boosted di questa medaglia. La vediamo un attimo insieme ragazzi, anche se è una vecchia medaglia 7 stelle, perché magari molti non sanno cosa fa. Allora, speed reversed, tier 6 ovviamente, target all costa 4, moltiplicatore va da 22,86 a 26,36. Per due turni aumenta la reverse strength di 3, diminuisce la target F di 2, infligge più danno in base ai gauge. Quindi ragazzi, il moltiplicatore è buono, ma è superato. Senza se, senza ma. È una buona medaglia, ragazzi, perché ha un single hit target all. Quindi nell'Escort Challenge era il must, io me lo ricordo, l'ho presa. Devastati. Era una delle medaglie più forti. E
Poi ovviamente ha perso tutto il suo valore con il tempo, ma è normale. E non mi convince la versione 7 stelle. Il moltiplicatore è basso. Avrei voluto qualcosa di più, sinceramente. Però posso capire che una medaglia come questa non è, può avere un moltiplicatore assurdo. Anche perché ha voi. Quindi il danno deve essere comunque sia distribuito. E niente. Questo è quanto. Lo consiglio o non lo consiglio, ragazzi? Io personalmente non lo consiglio. Perché l'hanno messo? Perché domani scade il PvP. C'è il Lady Luck. No, dai, facciamogli uscire una reverse speed. Così a caso. Magari sei tier 6, così qualcuno è più motivato. Effettivamente ha un senso, però adesso come adesso non è la mia priorità. Cioè, io non. A me non mi serve a nulla ottenere adesso questa medaglia 7 stelle, anche perché io ce l'ho già ben redata e guildata, mi manca tipo una cosa, uno, due fatine e posso elevarla, quindi a me non converrebbe comunque. Andiamo a vedere insieme, l'ho detto, i rankings, quindi cosa andiamo ad ottenere. Allora, solo rewards. Abbiamo la Speed Gem questa settimana, vedete, queste sono le ricompense. Solo in top 100, fino alla top 100, otterrete il titolo e niente. Una Speed Gem almeno 2 millesimi, ragazzi. Quindi su, su, laxate. Fatelo per il vostro party, se non per voi. Infatti andiamo subito a vedere il party rankings. Rewards. Ok. I primi 50 otterranno Damage Mirror insieme appunto alla belt per ottenere la belt sempre 2 millesimi. Però se volete anche il Magic Broom 3 centesimi. Quindi ragazzi, let's go, let's go. E ah sì, un'altra cosa prima di concludere questo video. Per chi seguisse Senna nella pagina ufficiale di Twitter avrà notato che nel bannerino di oggi c'era anche il banner di Dusk. Quindi del video di ieri di domenica. Sostanzialmente c'è stato un errore, dovevano pubblicarlo oggi, solo che non si sa per quale strana motivazione è uscito ieri e quindi sì, era un attacco a sorpresa non voluto, ecco. E questa cosa mi fa un po' sorridere, perché tutti sbagliano, ero un programmatore anch'io, quindi so che può succedere questi inconvenienti. Comunque sì, ragazzi, da Shagon, penso sia tutto. Lasciate like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, Telegram, pagina Facebook, quello che volete. Commentate per farmi sapere cosa pensate del nuovo banner, cosa pensate dell'errore per il banner del Dusk, oppure cosa pensate del nuovo banner 7 stelle, cosa pensate dei Gold Ticket, insomma, quello che volete ragazzi lo sapete, io rispondo sempre a tutti, mi riempite sempre di commenti, la cosa mi fa veramente stracontento, stracontento. Siamo vicini ai 100 iscritti e poi dopo farò un video un po' speciale. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo e ciao a tutti ragazzi.